Partigiano, nel frattempo che lascio a bagno nell'olio queste cose che ho appena realizzato, guardati il video di questo rifilatore della Virutex. FP114 di Virutex, 430 watt, praticamente che cos'è? Un piccolo rifilatore, ma può essere utilizzato anche come una fresatrice all'avvenienza. Macchina molto leggera, impugnatura particolare, ricorda quella più di un trapanavitatore che non un rifilatore, generalmente un rifilatore lo si impugna di così. Qual è la convenienza? La convenienza è nell'utilizzo in verticale, nel caso si debbano fare appunto degli scassi per poter ospitare cerniere, cerniere piane, cerniere ad ali o a perno. È possibile abbinare ovviamente a questa fresatrice, a questo rifilatore, delle basi opzionali, in questo caso una base a cui è possibile montare un anello guida che poi lo si utilizza sulle dime. Dime, come ti dicevo prima, per la realizzazione degli scassi per l'alloggiamento delle cerniere, cerniere a libro con il perno. Vedendo la macchina così piccola, sapendo che 430 watt, penserei che monta solo le frese piccole, invece monta frese con codolo da 6 mm e da 8 mm. Profondità di affondamento 30 mm. Altra cosa, come puoi vedere, monta una guida qui al di sotto della suola. Questa serve da fare come guida per poter seguire un profilo, ma soprattutto per utilizzare una fresa che non monta il cuscinetto, quindi non è possibile mandarla in appoggio per copiare una sagoma. Nel caso che appunto la sagoma sia lineare, però si può utilizzare semplicemente la battuta che monta già qui alla suola. Va smontata nel momento in cui bisogna alloggiare l'anello a copiare, ok? Quindi si sostituiscono le basi. Smontata la battuta laterale, la chiamiamo così perché la funzione è quella, monto la base, o meglio la suola a cui si può di volta in volta montare l'anello a copiare. Ha due dentini che devono entrare qui, questo sia per dargli un orientamento ma anche per dargli una sede fissa. Fatta questo, vado a riposizionare al suo posto le due viti. Ovviamente devo munirmi di cacciavite a croce. Questo è bello, eh? Questo puoi usarlo dalla stanza a fianco, questo. Come ti dicevo poco fa, affondamento massimo 30 mm, è riportato anche qui in una scala millimetrata laterale. Ora qui abbiamo posizionato già una dima per fare una fresata per delle cerniere ad ali con perno. È già montata l'anello a copiare e abbiamo montato una fresa codolo 8 ma tagliente 6 mm. Adesso esattamente non so se le cose si abbinano, è giusto una prova, però come su ogni rifilatore, ricordati che per andare ora a calcolare la profondità di taglio per posizionare le ali appunto di questa cerniera, cosa devo fare? Mi posiziono sulla dima con la fresa già montata, mando giù a toccare l'estremità del tagliente, a toccare il legno. Una volta fatto questo, blocco le colonne, cioè due blocchi distinti sulle colonne, questa fresatrice. Ora qui ho la fuoriuscita del tagliente rispetto alla suola, ok? Di un tot, ovvero questa distanza qui, da qui a qui. Adesso dovrei avere le mie cerniere per poter incassare alla perfezione queste cerniere. Dovrei prendere queste cerniere, lo spessore dell'aletta, portarlo qui dove ho l'asta che appunto mi limita la profondità di fresata, posizionarle qui, mandare in battuta l'asta di modo che me lo pinza tra estremità dell'asta, il riscontro che c'è nella suola, quello mi darà lo spessore. Quello spessore lì, una volta che sblocco le colonne e mando tutto in battuta fino a che tocchi l'asta, sono sicuro che sarà appunto la fresata giusta per ottenere l'incasso perfetto a filo legno appunto della cerniera, ok? Queste cose sono le cose che ho ripetuto 1000 volte. Eppure ogni tanto fa bene rinfrescarsi la memoria. Essendo una macchina ad affondamento, la puoi utilizzare, anzi è meglio utilizzarla partendo con, come si dice, con la macchina sollevata. Si accende e poi si affonda. Nel momento in cui affondi e senti che l'asta, il regolabile, tocca, puoi stringere le colonne, ok? Oppure mantieni la pressione col corpo per tenere giù la macchina.
Questo è il risultato della fresata, come puoi vedere. Ovviamente l'anello a copiare deve essere del diametro adatto per poter essere utilizzato con la dima. Ok, questo è tutto un calcolo, ovviamente sono vendute in genere in kit in base alle cerniere che si devono montare. Ovviamente questa macchina, per come è fatta, per l'impugnatura, si presta molto a essere utilizzata in verticale, sia per fare il lavoro che hai appena visto, perché immaginati di dover lavorare su una porta esistente, un telaio e la porta stessa, e queste sono in verticale, non vuoi smontare tutto, quindi lavorando in verticale questa posizione è molto più ottimale. Poi altra cosa, viene utilizzata da cartongessisti per poter fresare le scatole di derivazione, le scatole portafrutti. Un altro utilizzo di questa macchina, essendo che è piccola, leggera e quindi si presta a essere molto maneggevole, è la lavorazione della Luco Bond con apposita fresa. Devono essere frese a V e sono specifiche, perché comunque sia hanno quel determinato angolo di fresatura per poi poter permettere questo tipo di piegatura. La Luco Bond sono pannelli che possono essere usati per il rivestimento oppure per la cartellonistica. Tutto qua. Prima di giungere al termine, un'ultima cosa. Allora, ricordati, quando questa macchina la si acquista, in dotazione viene data solo il porta la pinza da 6 mm, la 8 opzionale, quindi ricordarsi di prenderla da parte. Mentre per quanto riguarda la suola, che appunto su cui montano gli anelli a copiare, con l'anello a copiare stesso quello di serie. Poi ricordati la formuletta, giusto così, anche questo ripetuta Juvent, per utilizzare l'anello a copiare, come calcolare appunto l'offset, diametro dell'anello a copiare, meno diametro della fresa diviso 2, ok? Conosci l'offset e di conseguenza sai che dima binare oppure di quanto ti devi scostare, di quanto devi lasciare offset. Va bene? Questo è quanto. Ovviamente questo genere di macchinette è per lo più utilizzo professionale, perché sono macchine molto caratteristiche, però sono indispensabili. Con questo è tutto. Ciao!